Allora, oggi sto preparando una cosa nuova. Qui sto preparando un sugo con un po' di macinato, tipo ragù però leggero. Qui macinato per il ripieno. Ho messo un po' di concentrato di pomodoro qui. Qui sto facendo la besciamella, quindi 50 g di burro. Facciamo sciogliere. Poi versiamo 50 g di farina e facciamo, giriamo velocemente. Giriamo velocemente. Facciamo fare un po' e poi versiamo mezzo litro di latte. Versiamo man mano e giriamo velocemente mezzo litro di latte. Mi aiuto con una frusta io, eh? Ecco qui, giriamo bene. Ho aggiunto sale e un pizzico di pepe. Stiamo iniziando a fare. Ragazzi, 3 minuti da quando ho messo il latte, 3 minuti soltanto, si è fatta già la besciamella, vedi? Veloce, veloce. È genuina. Fatta, spegniamo. Continuo a girare un po' e poi metto la pellicola a contatto così non si fa la crosticina sopra. Ecco qui, l'ho messa in un contenitore con la pellicola a contatto. Adesso facciamo raffreddare. Prepariamo adesso l'impasto delle crepe salate. 3 uova, 250 g di farina 0 e mezzo litro di latte. Allora, mettiamo tutti gli ingredienti, quindi le 3 uova, adesso vado a pesare 250 g di farina, ci metto anche un pizzico di sale e il latte, vado a frullare il tutto. Qui intanto ho messo le uova, la farina e il sale, e vado a farmi il tutto con, potete fare con un frullino a mano, come volete. L'importante è che diventa una bella cremina, man mano poi aggiungo il latte, mezzo litro. Ecco qui, ho aggiunto tutto il latte, adesso vado ad amalgamare il tutto. Ecco qui, pronto l'impasto, adesso lo facciamo riposare in frigorifero e dopo procediamo. Sto iniziando a fare le crepe, ho imburrato poco la padella e inizio a mettere un mestolo, inizio a farlo. Appena vediamo tutte le bollicine, la giriamo. Si è staccata anche dai bordi, adesso vado a girare. La prima è sempre più bruttina. Ecco qui, ho i miei pronti tutti gli ingredienti, mozzarella, crepe, la besciamella, il macinato. E il sugo. Procediamo. Intanto mettiamo un po' di sugo sulla base e poi anche un po' di besciamella. Ecco qui. Inizio a mettere man mano sulla crepe un po' di macinato, ma io ne sono uscite 12 con questo impasto. Quindi metto un po' di macinato, un po' di mozzarella, un po' di besciamella, vado. Allora, amiche, io ho fatto così, l'ho messo tutti sul tavolo, così adesso vado, mi regolo pure con il ripieno. Vado a riempirla. Primo step, macinato. Adesso mozzarella. No, metto prima la besciamella. Ho messo la besciamella, vado a mettere la mozzarella. Mozzarella e parmigiano messo, adesso metto giusto un goccino di sugo. Ok, adesso le vado a chiudere. Dilemma, portafoglio, a metà, all'una, non lo so, adesso provo. Ok, io le sto chiudendo come una crepe. Schiaccio un pochettino l'impasto. Ecco qui, non so se con una mano, non so se riesco. Chiudo a metà, schiaccio un pochettino e poi richiudo così. E basta. E poi le metto tutte nella teglia. Eccole qui. Oh, che meraviglia, che profumino che c'ha. Adesso ci vado a mettere sopra tutta la besciamella che è rimasta e il ragù e poi tanto parmigiano. E vado a infornarla. Ecco qui le mie crepe salate pronte per essere infornate. Ma che meraviglia, ragazze! Che meraviglia! Non vedo l'ora di assaggiarle. Ciao! Ecco pronte le mie crepe. Eccole qua le mie crepe al forno. Vediamo. Come prima volta? Buone, buone, buone. Forse devo farle un po' più sottili, però sono buonissime. Buone. Provatele.